Allora, di nuovo buonasera, eccoci qua, Boetico Vegan Festival, tante tantissime ore, come vedete è un po'... fuori uno avanti l'altro. A noi dispiace non poter lasciare un po' di tempo anche per prendere un po' di respiro, però abbiamo voluto concentrare in questi quasi 3 giorni tutte le conferenze possibili che noi ritenevamo giuste per farvi passare un messaggio dalle varie voci e dalle varie rappresentanze in questione. Io sono super felicissima, che dopo Stefano Momentè, che è una persona che veramente stimo tantissimo, di presentare un ragazzo, qua vicino a me, che ho conosciuto tramite Facebook. Ogni tanto ne fa anche delle buone, cioè nel senso che è uno strumento che può essere usato bene, male, come tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ho conosciuto... Questo ragazzo mi è stato subito molto simpatico perché lui è si chiama Manuel Comandini, è un bel romagnolo verace, sentirete quando parlerà, che si capisce subito da dove viene, è un atleta sportivo, triatleta. Oddio, ci abbiamo messo un quarto d'ora per impararlo, però va bene, triatleta. E maratoneta e Iron Man, quindi abbiamo davvero lo sport a tutto tondo. E Manuel ci racconterà la sua esperienza come atleta che ha fatto una scelta di prendere sì le proteine, però non come quelle che ci vengono sempre raccontate, che se uno fa sport, se non prende le proteine, eccetera, 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 non va da nessuna parte. Questo ragazzo di strada ne ha fatta, ne sta facendo e ne farà ancora tantissima. Quindi lascio il microfono a lui, siamo qua, dopo interagiremo comunque anche con voi. Grazie mille. Grazie mille. Va. Sì, va. Buon pomeriggio a tutti e innanzitutto grazie mille per essere qua. Come ha detto Marina, mi chiamo Comandini Manuel, sono di Cesena, ho 29 anni e sono vegan da 4 anni e mezzo, da febbraio 2012 esattamente. E prima di diventare vegano ero una persona convinta di essere assolutamente sensibile nei confronti degli animali e manifestavo contro i circhi, ero contro le pellicce, ero contrario alla vivisezione e pensavo che ciò bastasse per far di me comunque sia una persona sensibile nei confronti degli animali. E non so, forse probabilmente coinvolto nel turbine del sistema che secondo me ci opprime, ero convinto di questa cosa sbagliatissima. E dopo un incontro con un amico napoletano che viveva appunto a Cesena, e ho finalmente aperto gli occhi di fronte a tutta la sofferenza che esiste in questo mondo per gli animali, purtroppo. E quindi niente, per motivi etici io a febbraio 2012 ho cambiato il mio stile di vita e è stata per me una rivoluzione assolutamente totale, non solo dal lato sportivo ma anche dal lato della vita quotidiana in qualsiasi ambito, dal lavoro alla famiglia e appunto allo sport nel mio caso. E io vi racconterò, spero senza annoiarvi, un po' la mia esperienza, come è stato tutto il mio percorso, soprattutto a livello sportivo.
che è nato nel 2011 quando ancora ero onnivoro, dove per scommessa feci ad Amsterdam nell'ottobre 2011 appunto una maratona, e feci questa maratona che sono 42 km di corsa, la maratona, e fu per me un trauma molto grosso perché insomma feci una fatica allucinante e decisi di non correre mai più in tutta la mia vita. Mi promisi che non l'avrei più fatto perché vomitai dopo la gara, stetti veramente male e pensavo che non era assolutamente la mia strada, non era la cosa che mi poteva piacere. Dopo qualche mese sono diventato vegano e gli unici problemi che ho avuto sono stati a livello sociale, nel senso che a livello di alimentazione non ho assolutamente avuto nessun tipo di problema nel ricercare altri prodotti, altri cibi che prima magari nemmeno conoscevo, anzi ero molto curioso di andare a scoprire cose nuove e quindi non ho avuto assolutamente problemi. Gli unici problemi li ho avuti un po' a livello sociale, appunto, soprattutto con le mie amicizie, le quali magari senza pensare di essere particolarmente cattivi, ma siccome sono una persona molto orgogliosa e molto permalosa, me la sono anche molto presa, mi hanno iniziato a etichettare come insomma una persona che sarebbe sempre stata molto debole, molto più debole, più malata. E quindi in me è scattato una forza dentro per dimostrare in primis a me stesso, perché comunque sì, ero appena entrato in questo mondo, e poi anche a loro che erano vicini a me, mi criticavano tantissimo, di dimostrare con l'esempio, con i fatti, perché poi le parole contano fino a un certo punto, che essere vegani, seguire uno stile di vita diverso, non precludeva assolutamente delle rinunce, sia a livello sociale che a livello sportivo. E quindi ho deciso di tornare a correre, in primis, e di tornare a fare la stessa maratona che avevo fatto l'anno prima da onnivoro. E quindi mi sono allenato, mi ha seguito con me mio padre, che anche lui era un appassionato di corsa, e siamo andati a Amsterdam e siamo andati meglio dell'anno prima, siamo andati 25 minuti meglio dell'anno prima, che è abbastanza, insomma. L'anno prima ci avevo messo, perché allora, preciso che sono una persona normalissima che non va forte come, insomma, come professionista, eccetera. Sono una persona normale a cui piace fare sport, punto. Sono un amatore, ecco. E il primo anno da onnivoro ci misi 4 ore e 14, mentre l'anno dopo già ero sceso a 3 ore e 50. Quindi 24 minuti in meno. 3 euro. Sì. 3 ore, scusate. E, vabbè, a parte questo lapsus, e, insomma, già il miglioramento c'era stato. E dal di lì è nata una voglia di cercare di superare sempre di più i miei limiti, di non fermarmi alla maratona, 42 chilometri, a provare a fare qualcosa in più. Il mio sogno era sempre stato l'Ironman, che per chi non lo sapesse, l'Ironman è una gara di triathlon che consiste in 3,8 km di nuoto, 180 km di bicicletta e 42 di corsa. La maratona è solo l'ultima frazione nell'Ironman. E a fine 2012 decisi che dovevo in qualche modo provare a coronare questo sogno, a superare un po' i miei limiti e provare ad andare oltre. Il mio problema principale era che non sapevo nuotare e non avevo neanche mai pedalato a livello neanche da bicicletta da corsa, ecco, la semplice mountain bike da fare un giro in centro, avevo pedalato, ecco. Quindi bicicletta e nuoto erano due sport completamente nuovi per me. Però ero assolutamente convinto di quello che stavo andando a fare, ero consapevole che avrei dovuto allenarmi tutti i giorni, nonostante il lavoro e tutto quello che ne consegue. Però niente, dritto per la mia strada, ho contattato un allenatore
che è l'allenatore poi della Turchia di triathlon, è un italiano, si chiama Andrea Gabba, è di Torino, e tramite internet mi ha iniziato a seguire, a darmi programmi di allenamenti. Ho iniziato ad andare in piscina da solo, senza allenatore, senza nessuno. Ho iniziato con una vasca, due vasche, 10 vasche, 100 vasche. Tecnica un po' scarsina, ma piano piano siamo un po' migliorati. Ho comprato la bicicletta, ho iniziato a allenarmi e a settembre 2013 sono riuscito a coronare questo sogno personale, concludendo il mio primo Ironman in Olanda. Sono andato ad Amsterdam, ad Almere esattamente, che è una cittadina vicino a Amsterdam. E per me è stata una giornata bellissima, 14 ore di sport incredibili, indimenticabili, che mi hanno dato la risposta definitiva che, insomma, essere vegan è possibile anche facendo questi tipi di sport considerati estremi. Insomma, lì non mi sono fermato, ho continuato a correre, a pedalare, a nuotare, e in questi praticamente 4 anni e mezzo ho concluso fino ad ora 12 maratone, 4 Ironman, 4 mezzi Ironman, che sono ciao Libero, e 4 mezzi Ironman e una 100 km del Passatore, che è una gara di podismo che parte da Firenze e arriva a Faenza. L'ho fatta l'anno scorso in concomitanza con un Ironman. Praticamente in un mese ho aperto con Essere Animali, che oltretutto sono qua di fuori, una raccolta fondi per mantenere 6 animali salvati da loro. E allora ho deciso di correre la 100 km del Passatore e l'Ironman a Nizza il mese dopo, in un mese, che è stata un po' una follia oltretutto, per raccogliere appunto soldi da destinare a loro. E anche questa qui è stata una cosa bellissima. E fino ad ora probabilmente la gara più difficile è stata proprio questa, la 100 km di corsa. È stata un'esperienza quasi mistica, perché alla fine si corre tanto di notte, nel buio, e è stato particolarmente difficile arrivare in fondo. Però insomma, ce l'abbiamo fatta, che per me è quello che conta, il traguardo è quello che conta, perché comunque sia non è mai scontato, non è mai semplice, è mai improvvisato. Ci sono tanti sacrifici, vegani o no, insomma, per arrivare a certi traguardi, pur con tempi anche magari un po' più alti, però c'è insomma abbastanza da fare. Vabbè, a parte questo, parlando un po' più sul personale, io quando sono diventato vegan ho guardato soltanto l'aspetto etico della scelta, che secondo me fondamentalmente è una scelta etica. Non conoscevo assolutamente l'aspetto salutista della questione, e fortunatamente l'ho scoperto dopo, personalmente, con la mia esperienza, perché io soffrivo di un'allergia fortissima ai polline e alle graminacee nel periodo primaverile, dall'età di 6-7 anni, e dovevo prendere costantemente antistaminici. Ero arrivato quasi a odiare la primavera, perché di notte faticavo a dormire, naso chiuso, mal di gola, insomma un po' solite cose. Prendevi medicine? Prendevo antistaminici tutti i giorni, che mi debilitavano parecchio, insomma. Non la vivevo bene la primavera, nonostante sia una stagione stupenda. E sono diventato vegan e già lo stesso anno, che praticamente la primavera era alle porte, avevo notato un miglioramento abissale, tant'è che non presi nemmeno un medicinale, perché alla fine sentivo qualche sintomo, però non stavo meglio, non avevo bisogno. E dall'anno dopo mi è completamente scomparsa questa allergia, che chiaramente non è una malattia grave, eccetera. Però personalmente mi turbava e mi faceva passare 2-3 mesi non sicuramente positivi, ecco. E cambiando semplicemente alimentazione, quindi eliminando
latte, carne, pesce, uova, e mi è scomparso completamente, senza nessun tipo di aiuto extra. E quindi, insomma, ho scoperto anche questo lato della scelta vegan, anche perché poi penso che quando si cerca di fare del bene, il bene poi un po' torna anche indietro. Quindi, insomma, penso anche che quando questo è mio figlio che dice la sua. Libero, vuoi venire qua? Sì, prendere, dai. Tanto qui è come al bar, nel senso che io sono terra a terra. Lui è libero, è un po' denutrito. Vuoi parlare? Vuoi parlare? Lui è libero, che ha un anno appena compiuto domenica scorsa. Questa è la sua bellissima mamma. Qua c'è la mamma. E è svezzato, slattato, anzi vegan. È in forma, insomma, nonostante qualche testata giornalistica dica il contrario su alcuni bimbi vegan, che poi vegan nemmeno sono. Esatto. Sì, bisogna sapere come, insomma, un discorso un po' più ampio. E niente, io praticamente ho deciso di fare sport, appunto, come dicevo prima per un motivo magari di orgoglio, perché mi è stato accusato di essere sempre debole, sempre malato, e io questa cosa qui non la potevo, tra virgolette, sopportare, e invece di rispondere con le parole ho deciso di rispondere con i fatti. E penso che ognuno di noi, in qualsiasi ambito, in qualsiasi scelta che uno fa, deve cercare di essere l'esempio, nel senso che secondo me le parole contano in un certo senso, ma contano molto relativamente. Secondo me le cose vanno fatte più che dette. Quindi anche durante le mie gare, durante qualsiasi corsa, qualsiasi gara di triathlon, cerco sempre di correre con una maglietta che porti magari un messaggio per la causa, quindi un messaggio di rispetto e di pace verso gli altri animali. Esatto. E quindi niente, è un mio modo, lo sport è diventato un mio modo per lottare e per dare voce a chi voce purtroppo ne è veramente molto poca. E quindi niente, vi racconto un po' com'è la mia giornata tipo, giusto per darvi un'idea. Io mi alzo alle 6:20, perché inizio a lavorare alle 7, purtroppo. E mi alzo, e nell'ultimo anno ho smesso di fare colazione subito. Nel senso che ho scoperto su me stesso, nel senso chiaramente sempre testando su me stesso, che mangiando la mattina qualsiasi cosa, anche subito frutta, ma anche dopo 5 minuti alzato, non mi faceva più di tanto bene. Quindi io mi sveglio e bevo un bicchierone d'acqua, al massimo col limone, e poi sto un'ora senza mangiare nulla. Mi sveglio prima di tutto, sennò se mangio poi spreco energia subito a digerire. E quindi vado a lavoro per le 7 e lavoro fino alle 11, faccio 4 ore la mattina e 4 pomeriggio, mi porto dietro frutta, mangio frutta fino alla sera, personalmente, perché appunto provando su me stesso vari tipi di cibi, trovo che la frutta sia in assoluto il cibo migliore per uno sportivo, ma anche per una persona che poi di sport non ne fa. E quindi mangio frutta al mattino fino alle 11, a volontà, quanto me ne va, e poi alle 11 esco e vado a allenarmi, perché ho 3 ore di stacco, e perché rientro alle 2, mi alleno, quindi vado a nuotare, o vado in bicicletta, o vado a correre, dipende dai giorni. Ci sono giorni che mi alleno anche 2 volte, uno in stacco pranzo e uno quando esco la sera, però di solito un giorno a settimana al massimo. E mi alleno e, finito di allenarmi, mi faccio un mega frullato con banane, datteri, insalata verde, alga spirulina a volte, o bacche di goji, un po' dipende.
circa 2 litri, 1,5 litri, due, che me lo bevo un po', e poi quando torno al lavoro, visto che faccio un lavoro d'ufficio, quindi posso anche, insomma, gestirmi a mangiare ogni tanto mentre lavoro, e mi finisco tutto frullato. A pomeriggio prendo su altra frutta, frutta secca anche a volte, e poi alle 6, alle 18 esco, torno a casa, facendo da mangiare, anzi faccio da mangiare perché sono io lo chef a casa, puoi confermare, vero? Sì. Fai un sacco di cose. No, non sono molto fantasioso. Di solito facciamo un piatto... Cose in generale. Ah, ok. Facciamo un piatto di cereali, possibilmente, dai, facciamo senza glutine, quindi riso, grano saraceno, quinoa, miglio, insomma dipende, e con delle verdure, e dei legumi, e basta, facciamo un mega piatto unico da 2 etti di carboidrati, e poi basta, via. Dolcino sera, quello, okay, un gelatino sta. Delle volte, perché sì, lo ammettiamo, non siamo molto salutari a volte, soprattutto io se ho periodi che magari non ho gare, quindi non mi devo alimentare magari in una certa maniera, non sono una persona fissata che sta lì a guardare a quello, a questo, insomma, una volta che so che non c'è sfruttamento dietro, io mangio, ecco, non ho troppi problemi. E niente, quindi la mia storia è una storia normalissima, di una persona normalissima che, insomma, come ho detto prima, non sono un professionista o una persona che vive per lo sport, sono una persona che per motivi etici ha fatto questa scelta e ha trovato nello sport un modo per essere l'esempio che le cose si possono fare, anche seguendo, soprattutto seguendo questo stile di vita, perché io personalmente, vivendo 4 anni e mezzo in questo modo, cioè io mi sento veramente meglio, ma non solo a livello sportivo, ma proprio a livello in generale. Io prima prendevo, adesso questo magari è un esempio, prendevo caffè in continuazione perché ero sempre assopito, stanco. Adesso io con la frutta sono assolutamente super attivo, molto più lucido e non ho più bisogno di caffè, che già per me è importante. Alla fine è una dipendenza anche quella, fondamentalmente. E quindi ho trovato nello sport il mio modo di lottare e cerco nel possibile di fare il meglio ogni giorno, anche se in questa società è molto difficile essere coerenti con tutto quello in cui si crede, però si cerca assolutamente di fare sempre il 100% per cercare di migliorare questo posto, soprattutto per loro che si ritroveranno a vivere fra 50 anni, speriamo in un mondo un po' migliore, via, vero? Insomma. Farti una domanda. Quindi, insomma, 29 anni, 29. Lavori, fai il lavoro ordinario, nel senso comunque comune, come tante persone, però dalle 3 alle 5 ore di allenamento, giusto, circa, più vai a casa, prepari da mangiare, e poi comunque, insomma, da un anno la tua vita è anche un po' cambiata, perché diciamo che questo bel giovanotto che ho l'onore e la gioia di avere tra le braccia, che si chiama Libero, è nato da questa meravigliosa coppia che ho voluto avere qua a fianco, anche sua moglie Giorgia, perché la sua compagna Giorgia, perché insieme penso che i traguardi siano anche grazie a chi hai alle spalle, cioè nel senso che comunque sì, tanto merito tuo, però se tu non fossi sostenuto da una tua famiglia che comunque ti appoggia, da una compagna che comunque crede in te, e immagino che comunque anche tu, Giorgia, abbia fatto una scelta vegana a livello di alimentazione, no? Quindi siete entrambi vegani. Assolutamente. E avete un meraviglioso bambino, veramente, devo dire, è di una bellezza imbarazzante. Già lo conoscevo, però dal vivo è ancora più bello, lo vedevo in foto. Libero prende il latte dalla mamma, giusto? Magari se ci vuoi un po' raccontare, se avete voglia, se hai voglia di raccontare la storia anche proprio, insomma, della tua vita, certo, diciamo, oltre che sportiva, anche personale come scelta. Certamente, con piacere, assolutamente.
Allora, adesso magari parliamo un po' più di libero, che è il futuro, insomma, nel senso che è lui nome che... Nome non scelto a caso. Nome sì, non scelto a caso, nel senso che è un po' un sinonimo di quello che speriamo che possa essere per tutti noi e per tutti i terrestri che, insomma, fanno parte di questa terra, che possono essere il più liberi possibili, perché purtroppo liberi non siamo, secondo me, nessuno. E il libro è nato il 21 agosto 2015, è nato in casa, è nato dopo un bellissimo parto, vissuto in una maniera incredibile, e abbiamo scelto di farlo nascere in casa perché pensavamo fosse la cosa in quel momento un po' più naturale, nel senso che l'ambiente ospedaliero non ci faceva impazzire. Giorgia è stata fin da subito convinta di questo, sicura del suo potenziale di donna, e potenziale non da poco, e quindi Libero è nato in casa senza nessun tipo di problema. Abbiamo deciso di non tagliargli il cordone ombelicale, perché dopo varie ricerche, varie testimonianze che abbiamo anche sentito, pensiamo che il taglio del cordone ombelicale sia il primo trauma che tutti noi subiamo, perché fondamentalmente il bimbo è attaccato alla placenta per 9 mesi e recidere il cordone tutto ad un tratto è sicuramente un grosso trauma che può anche segnarlo su dei segni caratteriali futuri. E quindi abbiamo deciso, insomma, di rispettare il più possibile la natura e abbiamo deciso di non tagliarglielo. Dopo 6 giorni il cordone si è staccato da solo, nel senso che dopo un giorno si secca e poi dai 4, mi sembra, agli 8 giorni solitamente si stacca da solo in modo naturale. E così Libero è riuscito ad assorbire tutti i nutrienti che comunque sia la placenta possiede, poi la placenta dove lui si nutre per tutti i 9 mesi, è riuscito ad assorbire appunto tutti i suoi nutrienti e poi si è staccato in modo naturale. Quindi, insomma, un parto bellissimo, un parto più naturale possibile abbiamo cercato di fare. Anche molto emozionante. Molto emozionante. Adesso io non ho avuto l'esperienza di quello in ospedale, quindi non posso assolutamente comparare le due cose, però sicuramente è stato bellissimo. È stata un'emozione anche per me, che comunque sì, ero presente in ogni situazione, e veramente indescrivibile. E niente... Libero è cresciuto, ha 1 anno, e è ancora allattato, perché pensiamo che il latte umano per Libero sia importantissimo, sia il suo vero vaccino naturale, e quindi abbiamo deciso insieme, anche se poi chiaramente è Giorgia che allatta, chiaramente, di allattarlo il più lungo possibile fino a quando lui lo vorrà, e quindi questa decisione è stata presa in comune come poi tutte le altre. Libero non l'abbiamo vaccinato perché pensiamo che al momento siano più i rischi di vaccinarlo che no. Non l'abbiamo nemmeno battezzato, perché adesso non c'entra niente magari con la tematica, però non siamo disposti a battezzare il nostro figlio, perché comunque sia a 2-3 mesi siamo convinti che Libero non possa chiaramente decidere se voglio o meno essere battezzato. Posso fare una domanda? Certo. Avete fatto delle scelte personali, siete stati seguiti da delle persone competenti, tra cui mi riferisco ovviamente a pediatri, e medici del settore, questo vorrei sapere. Siamo, prima che nascesse Libero, siamo andati a Cento, che è in provincia di Ferrara, dal dottor Berveglieri Mario. Sì. Domani sarà qua con noi. Benissimo. E siamo andati nel suo studio 2-3 ore, dove lui ci ha un po' spiegato le linee guida di slattamento per un bimbo. Lui ci ha spiegato sia vegetariano che vegano, ma noi chiaramente eravamo solo sul vegan. Ci ha seguito lui inizialmente,
ci ha passato un sacco di file interessantissimi, completissimi, esaustivi sullo svezzamento vegan. E poi da quel momento, seguendo le sue linee guida, le abbiamo seguite fino ad ora, non abbiamo avuto particolari problemi, quindi non abbiamo più chiesto aiuto a nessuno, perché comunque sia libero, cresce bene, fa le sue visite dalla pediatra di base ogni tot mesi, insomma non ha finora nessun tipo di problema. Lo nutriamo appunto in maniera vegetale, gli diamo l'integrazione di vitamina B12, abbiamo iniziato da 1-2 mesi all'incirca, e quella è l'unica integrazione insieme alla vitamina D in inverno, dove il sole magari è un po' più spento, e quindi queste sono le uniche integrazioni che al momento gli facciamo assumere. E quindi niente, la mia vita è abbastanza ricca di avvenimenti, perché fra lavoro, che porta via tanto tempo purtroppo, libero, famiglia e sport, sono abbastanza impegnato, però nonostante ciò sì, ho chiaramente i miei giorni dove sono più su o più giù, però non ho carenze, non ho particolari problemi nutritivi, anzi mi sento bene, mi sento carico e quindi vado avanti, ecco. Ti volevo chiedere, tu hai detto che adesso è libero, continua a bere il latte, però è il latte della mamma naturalmente, e state già integrando anche comunque un altro, insomma, l'alimentazione, sì, che avviene dopo l'allattamento. Ecco, io ti volevo chiedere se tu sei comunque seguito e guidato da un medico pediatra competente per quello che è il post allattamento, per una scelta, come avete fatto voi, vegana anche per il bambino. Assolutamente sì, ripeto, Mario Berveglieri ci sta seguendo, assolutamente sì, nel senso che lui ci ha dato queste linee guida e chiaramente dicendo per qualsiasi cosa sono qua, se c'è qualche problema sono qua, e quindi lui al momento di problemi ne ha fortunatamente zero, fa le visite dalla pediatra di base, quelle che bisogna fare standard diciamo, non ha assolutamente problemi, quindi Berveglieri lo conosco tutto, però al momento non abbiamo più di tanto bisogno, perché lui fa male, libero spesso. Finora no. Allora, ecco, una cosa importante che ho dimenticato. Libero finora non ha avuto nessun problema, a parte uno grossissimo a 2 mesi. Ha iniziato a piangere da un momento all'altro, a star male. Inizialmente noi pensavamo, non so, fossero coliche, non capivamo qual era il problema perché non aveva neanche febbre. Il giorno dopo sembrava tutto tranquillo, invece pomeriggio era iniziato a star male, ha iniziato a piangere, soprattutto a lamentarsi, si vedeva che stava soffrendo e ha iniziato ad avere febbre alta, cosa non normale in bambini piccoli. Ci siamo catapultati dalla pediatra, chiaramente, che ci ha mandati dritti all'ospedale. E abbiamo scoperto che Libero aveva una meningite da streptococco B. Streptococco B, che era un batterio a cui Giorgia era risultata positiva dal tampone vaginale in gravidanza. Quindi sapevamo che Giorgia poteva trasmettere a Libero questo batterio durante il parto. E noi presi chiaramente anche dalla paura, comunque sia, non volevamo che nostro figlio prendesse questo batterio, e quindi abbiamo deciso di fare l'antibiotico che si fa standard durante il parto quando la mamma è positiva allo streptococco B. Quindi in casa l'ostetrica ci fece a Giorgia le flebo di antibiotico e ci disse: guardate, se nei giorni seguenti alla nascita Libero non ha problemi, vedrete che lo streptococco non è assolutamente passato. Libero cresceva bene, non aveva problemi, e quindi noi eravamo assolutamente tranquilli che non avesse avuto nessun tipo di problema. E invece dopo 2 mesi, che all'1% dei casi, nell'1% dei casi lo streptococco B si presenta dopo 2 o 3 mesi,
e quindi penso che Libro sia riuscito a convivere con questo streptococco per 2 mesi senza avere sintomi, e ha avuto questa meningite, siamo stati 2 settimane in ospedale e sono state veramente toste, molto brutte, perché comunque sia quando un medico ti dice che tuo figlio ha la meningite, insomma, non è stato facilissimo, la reazione è stata abbastanza ovvia. Però, insomma, Libro, grazie anche alla medicina, io non sono qui a remare contro tutti o a tutto, nel senso che io ho le mie idee, però in questo caso con Libro che rischiava di morire, perché la meningite può anche provoca morte e può anche provocare altri danni irreversibili, Libro ha fatto antibiotico 2 settimane ed è fortunatamente guarito. Quindi, come dicevo prima, nel fatto di essere coerenti sempre al 100% non è facile, nel senso che un vegano comunque sia, chiaramente rifiuta anche i medicinali, perché alla fine sono sperimentati sugli animali. Io personalmente ho avuto la fortuna di non doverne mai prendere uno in 4 anni e mezzo, perché mi sono ammalato 2 volte, zenzero, limone, nessun problema. Però non nego che magari in condizioni estreme ho un incidente stradale, non è che dico guarda lasciami morire, non sono ipocrita e lo dico. Ed è per questo che dico che è difficile comunque sia essere coerenti, però cerco di fare sempre il meglio possibile al 100%. E quindi insomma Libro ha assunto antibiotici per 2 settimane che gli hanno salvato la vita, e però da quel momento insomma è stata una cavalcata finora di salute, non ha assolutamente avuto nessun tipo di problema, speriamo che ne abbia sempre meno possibili, perché non averne purtroppo è impossibile. E quindi niente, dai, Libro sta bene, in forma, purtroppo questi bimbi magari fanno poca notizia, perché si cerca di sminuire un po' questo movimento che comunque si fa tantissima paura sia alle case farmaceutiche che all'industria alimentare, e infatti si vede come stanno tentando in qualsiasi maniera, soprattutto mediatica, di sminuire un movimento che invece è in forte crescita, e sono convinto che con gli anni e i decenni insomma qualcosa in questo mondo cambierà, e cambierà in meglio. Io sono assolutamente fiducioso, perché bisogna restare positivi, perché il positivo poi avvenga in futuro, ecco, secondo me. Grazie. Io, siccome abbiamo ancora un pochino di tempo, a me piacerebbe interagire insomma con voi e magari fare qualche domanda. Oh, brava Sara, vieni qua. Sì, vieni qua. Così, insomma, vieni. Anzi, facciamo così, anziché io portare il microfono, chi ha voglia viene qua. Perché, no, insomma, dobbiamo sempre andare. Ciao. Mi alzo in piedi. Ciao. Ti volevo chiedere una cosa dal punto di vista dell'alimentazione da sportivo, sì. Che nell'esempio che hai fatto tu, diciamo, della tua giornata tipo, di quello che mangi, non ci sono proteine? No, come no? Sì. Ci sono? Sì, sì. Grande errore, vero? Sì, no, no, a parte che anche la frutta in sé ha proteine, una quantità veramente minima, però le ha anche la frutta. La frutta è composta in genere l'80% da carboidrati, il 10% da grassi e il 10% da proteine. E in tanti sostengono che sia la dieta perfetta per il corpo umano. E io in un certo senso, per come ho provato su me stesso, sono d'accordo. Comunque se io mangio alla sera un pasto cotto con tanti legumi anche, quindi i legumi hanno proteine, però anche durante il giorno con frutta e anche la verdura ha qualche proteina. E legumi no, i legumi, oppure anche mangio anche derivati, magari del grano, quindi ogni tanto mangio il seitan, raramente mangio il tempeh, che sono comunque sia alimenti altamente proteici. E non ho... Diceva lui comunque nella frutta, nella verdura, le proteine ci sono, questo non lo diciamo noi, ma lo dicono gli studi scientifici che vengono fatti, cioè noi raccontiamo quello che impariamo nel corso della nostra alimentazione, insomma, ecco. Esatto. Qualcuno che si vuole avvicinare? Vieni. Uguale, uguale. Scusa? Ah, ok.
Qualche altra curiosità? No. Prima di una maratona la tua alimentazione cambia? Questo è stato chiesto. No, nel senso che io aumento magari un po' le dosi e soprattutto le due settimane prima di una gara, che può essere la maratona o l'Ironman, gare molto lunghe, prolungate, ci si allena di meno, perché chiaramente si scarica un po' a livello di allenamento per non arrivare stanchi al giorno della gara. Quindi allenandosi meno, mangiando un pelo in più, riesco a fare insomma una scorta che poi mi servirà anche durante la gara. Poi dopo, durante la gara, chiaramente che sia maratona o addirittura un Ironman, che sto via dalle 11 alle 14 ore, mangio durante la gara, chiaramente. Io vedo tanta gente che magari mangia quei gel, non so se quegli integratori. Io non li ho mai usati perché non mi hanno mai ispirato, nel senso che ho sempre preferito finora mangiare frutta anche durante le gare. Durante le maratone mi piace più mangiare frutta semiacida, quindi tipo arance o mele, e quando le metto in bocca durante lo sforzo, che a un certo punto è molto estremo, riesco a mangiare, perché un alimento che mangio molto, che è la banana, durante la maratona non riesco a mangiarla, perché durante la fatica masticare la banana mi risulta faticoso, quindi preferisco arance e mele o uva nelle maratone, mentre negli Ironman, dove mi alimento soprattutto durante la bicicletta, che sono 180 km, quindi di tempo ce n'è abbastanza, mangio banane e datteri, solo quelli, ma in continuazione, ogni quarto d'ora, ogni 20 minuti in bici, prendo il mio dattero e me lo metto in bocca, bevo tanto e basta. Mangio frutta anche durante, anche durante le gare, perché mi trovo, bevo acqua e al massimo durante la bici sali minerali, perché ci sono i ristori, ti passano i sali minerali, ogni tanto bevo anche quelli, ma con? No, perché no, ti ripeto, ogni 40 km in bicicletta c'è un ristoro. No, no, te li dà, ci sono sempre. Non sento niente. Non sento. Aspetta, se puoi venire qua gentilmente, così. Sono un po' sordo. No, ma non si sentiva più. Allora, io faccio anch'io delle maratone in una maniera diversa, magari da grande, e quindi non da giovane come te. Certo. Cioè, ho iniziato tardissimo. Posso portarmi chiunque a finire una maratona. Prossimo anno mi porto 15 persone a fare il passatore. Beh. Gente che non l'ha mai fatta. E che la faranno se seguiranno alcuni consigli. Il tipo di alimento, cioè i liquidi, perché trova i ristori, non sempre sono identici, perché ogni organizzatore, loro ti danno l'acqua comunque, tutto il resto non è obbligatorio, quindi in alcune maratone le trovi, in alcune non le trovi. Certo. Quindi o sei costretto a bere dell'acqua, e io vomito con l'acqua ad esempio, non riesco a bere l'acqua, quindi io mi do, sì, io non faccio altro che succhiare limoni. Io vado con le arance. Molto. Cioè, io succhio limoni in continuazione se me li danno fuori, altrimenti salto e prendo del tè. No, ti rispondo un secondo. Nel senso, io, cioè, quando mi vado a iscrivere a una gara, cioè, se tu vai nel regolamento, c'è scritto esattamente cosa c'è ai ristori. Assolutamente, dall'A alla Z. Sì, ma io ti dico, le maratone dove non ci sono le arance non ci vado. Ci sono andato una volta. Che le arance non c'erano, come c'era scritto, è stato un massacro per me, perché io senza arance durante la maratona non ce la faccio. Io quindi quando mi vado a iscrivere, vado nel sito, leggo anche cosa c'è nei ristori, perché voglio essere sicuro che ci sia la frutta, soprattutto in primis, che ci sia acqua e che ci siano anche sali minerali. Durante la bici c'è il ristoro, sali, acqua, prendo quello che mi va. Sì, certamente, con le bici sarebbe portare anche dietro. Sì, sì, ma anche durante la corsa c'è... No, però non capisco qual è il problema. No, dei liquidi, capito? No, ogni 40 km ho tre posti per dirti. Allora, nella maratona, durante un Ironman, ogni 2,5 km c'è un ristoro, quindi ti si può affogare di acqua, basta bere ogni 2,5 km. In bici, ogni 40 km c'è il ristoro, io ho tre portaborracce, quindi in 40 km bersi tre borracce è quasi impossibile, anche se è luglio, perché... bersi quasi 2,5 litri di liquidi in 40 km a fatica, quindi non ho assolutamente problemi a livello di
carenze sia alimentari che di liquidi durante una gara, perché le gare sono assolutamente organizzate bene, anche perché hanno un costo molto elevato, e vorrei anche vedere che poi non fossero almeno cazzo curate un minimo nei ristori. No, no, io non intendevo come vegano. Sì, sì, amo, io. Siccome ieri c'era anche un altro signore. Beh, io bevo acqua, sali minerali e frutta, non faccio male, penso, a nessuno, bene o male. Ieri ha detto che non bevono acqua, che bevono soltanto i liquidi della frutta. Io le dico, guardi, io mangiando frutta quasi tutto il giorno, io sono sempre in bagno a fare pipì, ma io acqua non ho bisogno di berla, perché mangiando tantissima frutta poi uno non ha neanche sete. Nel quotidiano sì, ma di fronte alla maratona, capito? Ma no, durante la maratona bisogna bere, sono convinto io, cioè almeno, dopo poi ognuno reagisce a modo suo, nel senso che io ho il mio fisico, lei ha il suo, ognuno ha il suo. No, io bevo acqua, al limite sali minerali, al limite, ma poi poche volte, sei rimasti da soli. Prego. Sì, prendo. Allora, sì, prendo B12 da un anno e mezzo. No, solo B12, non gruppo B o... adesso la marca della Solgar, della Solgar, sì? Come non la fanno? Allora, noi abbiamo comprato una B12 da 250. No, Long Life, sì, Long Life. Allora, me l'ha detto anche una mia amica. Me l'ha detto anche una mia amica che mi ha chiesto appunto sulla vitamina D. Allora, esatto, appunto, io feci le analisi, non, siccome io non ero diventato vegan per motivi di salute, quindi non ero propriamente afferrato su questa cosa, feci le analisi per scrupolo e effettivamente avevo un valore basso di B12 sui 120-130, adesso non mi ricordo, e decisi di prendere l'integratore. E abbiamo sempre comprato Solgar, i flaconi da 250, però noi abbiamo ancora quello, perché ha 1000 microgrammi di dose e ne prendiamo due al massimo a settimana. Quindi noi, non so, 6-7 mesi che abbiamo quel flacone. E una mia amica appunto mi ha detto che la Solgar aveva smesso di fare la vitamina B12. Ho detto, guarda, mi sembra strano, ce l'ho a casa, però non mi sono più informato, perché ce l'abbiamo. Adesso in futuro vedremo un po' come fare, quando finirà il flacone vedremo cosa prendere. Personalmente solo la vitamina B12 prendo, non ho nessun'altra integrazione di alcun tipo, perché faccio le mie analisi, mi sento bene, non vedo perché dovrei prendere integratori che non mi servono al momento, quindi io integro solo quella, via, Solgar, al momento. Allora, se qualcun altro, qualche altra domanda da fare, eccola, hai voglia di venire qua? La fai da lì? Ok, grazie. Andate, uscite la sera, andate a mangiare fuori? Sì. Dove andate? Non c'è troppo. Spendo un sacco di soldi, lascia stare. Allora, io ho fatto l'esempio della mia giornata tipo, che è diciamo il 70-80% di come, insomma, di quello che succede nella mia vita. Poi chiaramente ho le mie serate, ho le mie uscite, e andiamo un po' dappertutto, nel senso dalla semplice pizza, andiamo a mangiare la pizza, chiaramente senza mozzarella, con le verdure, e andiamo... Noi siamo, sì, ristoranti vegani nella nostra zona non ce ne sono poi tantissimi, però andiamo anche in quelli, ce n'è uno a Forlì che è molto molto buono, oppure andiamo in alcune piadinerie della nostra zona, perché poi noi siamo una zona chiaramente di piadina, e dove fanno piadina con impasti, farine un po' particolari, chiaramente senza lo strutto, con l'olio d'oliva. E c'è una piadineria a Cesena che ha un 70-80% di scelta veg, e fanno anche gastronomia, quindi verdure fatte
in mille modi. E insomma, usciamo anche spesso. Dopo a Cesena ha aperto Universo Vegano negli ultimi 2 mesi ed è stato un po' un massacro, perché insomma siamo anche golosi a volte, quindi ci siamo andati spesso. E no, usciamo poi anche magari quando si va con altre persone, magari si va in pizzeria o comunque sia in qualsiasi ristorante, cioè, si riesce sempre a trovare una scelta. Io sento a volte della gente che magari si definisce vegana, poi va a mangiare con delle altre persone e per non sembrare, non so, scortese, mangia prodotti animali, e mi sembra una cosa inconcepibile. Insomma, se uno fa una scelta è giusto che comunque si cerchi di rispettarla, e quando può, non vedo, cioè in qualsiasi ristorante puoi prendere un piatto di pasta col pomodoro o non so, 2 verdure, insomma. E, insomma, usciamo abbastanza, spendiamo anche troppi soldi, secondo me. Cioè, nel senso che comunque essere vegani, fidatevi, non preclude una socialità diversa e non preclude nemmeno un tipo di stile di vita diverso. Cioè, insomma, noi possiamo anzi iniziare anche imparare a fare da mangiare, chiamare delle persone in casa, così magari vedono che ci sono dei buoni piatti, che ci sono delle cose buone, e abbattiamo degli assurdi luoghi comuni che vedono questi vegani, questi extraterrestri, integralisti che mangiano insalata e che vogliono stare là da soli. No, anzi, assolutamente no, noi non vogliamo stare là da soli, noi vogliamo che gli altri vengano con noi, insieme a noi, stare tutti quanti insieme, condividere esperienze di cibo, di vita, di scelte, per poi lasciare agli altri una libera scelta. Quindi la vita nostra sociale è solo migliorativa, questo a detta da tutti le persone che conosco che hanno scelto di diventare vegani. Non esiste il club dei vegani, no, cioè noi non abbiamo, non è neanche una setta, siamo persone normali, vedete, abbiamo atleti, abbiamo veramente persone di tutti i tipi, persone comuni, normalissime, che non hanno voglia di fare sport, non lo fanno. Insomma, essere vegani non è difficile, fidatevi, è solo volerlo fare, volerlo scegliere, e si può assolutamente socializzare, grazie al cielo, per chi non ha voglia di mettersi a fare da mangiare così. Comunque davvero si stanno evolvendo queste realtà che ti propongono comunque piatti vegani, anche magari in ristoranti con menù tradizionali, però vedi magari che iniziano a metterci questa fogliolina verde che si insinua, e iniziamo un pochino anche noi a poter mangiare tutti quanti assieme. Insomma, tutto questo, io penso che non dobbiamo sentirci esclusi e non vogliamo escludere nessuno. Questo è fondamentale, perché se continuiamo a escludere, iniziamo sempre a separare, cioè continuiamo sempre a separare, e la separazione non porterà mai da nessuna parte, anzi tutt'altro. Il nostro è un invito a conoscere a 360 gradi. Se uno lo vuole conoscere da un punto di vista di salute, abbiamo le persone competenti. Se uno lo vuole sapere perché fa sport, se uno lo vuole sapere perché gli interessa tutto quanto, cerchiamo di dare tante informazioni, per quello che abbiamo i ritmi veramente molto fitti e non riusciamo neanche a fare uno stacco tra una conferenza e l'altra. Cerchiamo di sfruttare nel miglior modo possibile questi quasi 3 giorni per potervi offrire tutto quello che di meglio possiamo darvi, e speriamo di riuscirci almeno in parte. Ah sì, sì, hai voglia? Se no vengo io, come vuoi, ci veniamo incontro. Grazie, grazie mille. Allora, non sono vegana, però mi informo per lavoro. Cioè, poi non si sa mai nella vita, si può sempre migliorare, nel senso che ho già fatto dei cambiamenti alimentari, quindi insomma ci si informa. E, essendo nel mio lavoro importante la distribuzione del gel di aloe vera, è utile nella vostra alimentazione, visto che è una delle poche piante che contiene vitamina B12? Cioè, allora, siete documentati su questo?
Guarda, noi abbiamo medici che ti possono rispondere, da qui, cioè la prossima conferenza è tenuta da un medico. Noi ti possiamo dire la nostra risposta, che è qua già con noi, una nostra risposta personale. Siamo due persone che abbiamo entrambi, credo, vero io e te Manuel, studiato tanto dietro quello che c'è per poter migliorare anche la nostra salute da un punto di vista ovviamente di scelta vegana. Però per questa domanda, se tu ne hai voglia, puoi aspettare la prossima conferenza. Però Manuel, per l'amor di Dio, non voglio toglierti la parola e dire la tua. Io molto sinceramente non so rispondere a questa cosa. Siamo stati 2 settimane fa a un agriturismo vegan in Umbria, dove il titolare produce aloe e fa diverse cose con l'aloe, e perché lui pensa, insomma, che faccia molto bene. E poi dopo Domenico, poi so dopo Domenico. Non in che quantità? Allora, sui documenti su internet ci sono tutte le informative scientifiche che vuole. Posso dire una cosa? Scusate un secondo. Allora, visto che siamo già fuori tempo massimo, e questo è un interessante argomento sul quale assolutamente tratteremo, guarda caso facciamo un passaggio diretto tra un atleta e un medico. Certo, io se sei d'accordo, se ne hai voglia, tu aspetti il termine della prossima conferenza, perché le domande le teniamo alla fine, se no non esiste la conferenza. Perché... E poi, grazie mille. Niente, io vi ringraziavo per quest'ora insieme, grazie per avermi ascoltato, e l'unico consiglio che posso dare a chiunque è di aprire veramente la mente, perché sono convinto che i limiti siano tutti qua nella testa. L'ho imparato nello sport e anche nella vita, ero convinto che certe cose non sarei mai riuscito a fare in nessun modo. E invece non è vero, si può fare tutto, qualsiasi cosa, dall'A alla Z, possiamo arrivare ovunque. Abbiamo delle forze estreme e secondo me la via per un mondo migliore è guardarsi nello specchio e cercare ognuno di noi di fare il possibile, e sono convinto che ne trarremo beneficio tutti. Grazie ragazzi, veramente mille. Grazie mille Manuel, grazie.